Nella fotografia in generale cerco sempre di fotografare i visi, le persone, che sono i soggetti che mi stanno più a cuore, diciamo. Sono Simone Morelli, ho 33 anni e sono nato a Roma e vivo a Roma. Faccio fotografia dal 2016 in maniera abbastanza ossessiva e quasi sempre con macchine analogiche. Questo progetto, nasce con l'intento di rendere protagoniste quelle persone che le vediamo passare da un autobus, quindi che le vediamo attraverso questi vetri di autobus che guardano fuori, che si trovano in questo non luogo in cui, di transizione che li porta da una parte all'altra della città, dove raccontano un po' le loro vite che noi immaginiamo. Allora, un signore mi ha regalato questa macchina analogica russa, una Praktika, e da lì mi sono incuriosito, ho cominciato a fare foto e è diventato un po' un'ossessione. E da lì poi ho cominciato a scoprire uno stile fotografico che era la street photography e mi sono molto appassionato a questo fino a farla diventare un'ossessione. Attualmente sto lavorando a vari progetti che non sono ancora completi, però mi piace muovermi su varie linee, usare macchine diverse, macchine fotografiche diverse che mi danno anche stili diversi, mi ispirano a cambiare un po' lo stile. Non mi piace rimanere su un unico stile, ecco. Mi piace andare a cercare vari temi. Ad esempio, le foto che ho scattato a Piazza Navona, dove si vede quella statua di Bernini in cui c'è quell'uomo con la mano che mi sembra quasi spaventato, almeno dalle foto che scatto. E ogni volta c'è un cielo diverso, il che mi ha fatto pensare a una frase di Seneca: mutano i cieli sotto i quali ti trovi, ma non la tua situazione interiore, poiché sono con te le cose da cui cerchi di fuggire. Allora, la fotografia per me è un linguaggio. Quando ho scattato le prime foto, mi sono reso subito conto che era possibile parlare proprio con le fotografie, anche di se stessi in qualche modo.